L'indecoroso spettacolo a cui stiamo assistendo in questi giorni, in cui i grandi elettori non riescono a eleggere il Presidente della Repubblica, è stato sanzionato da molti come esemplare immagine dello stato di crisi in cui verserebbe l'attuale sistema democratico rappresentativo italiano. A mio avviso, invece, si sta palesando sempre di più la crisi del leaderismo, ovvero dell'attuale inopinata delega che i partiti hanno affidato ai loro capi, responsabili unici delle scelte e della gestione politica. Guardiamo anche il sistema elettorale che privilegia i nominati piuttosto che gli eletti. Togliendoci la possibilità garantita di eleggere chi di nostro gradimento, mettendo nome e cognome. La restrizione del modulo del partitismo al leaderismo è la questione irrisolta del nostro paese, che ormai affida le sue sorti agli umori personali. Evoca lo stantio ricordo di oligarchie, monarchie, dittature, partiti unici e quant'altro. A cosa è dovuto il passaggio dal partitismo al leaderismo? Beh, alla superficialità che proviene dalle esigenze dei tempi che l'attuale società turbocapitalista impone a tutto detrimento della vita riflessiva e molto più consapevole che la società e il bene comune richiedono. Il leaderismo porta inevitabilmente al prevalere degli interessi egoistici e privati e alla formazione di ristretti gruppi di potere che vanno a occupare tutti i centri e a dirigere l'intera dinamica sociale, creando squilibri, privilegi intoccabili, differenze insormontabili, il consenso organizzato attorno a una gestione sempre più ristretta. Il leaderismo è pericolosissimo, è il cosiddetto populismo di cui si è parlato a proposito del consenso che questi leader riescono a conseguire nelle piazze presso le folle, sta a sancire proprio la mancanza di un dialogo democratico che veniva organizzato fino agli anni 70 in Italia dai partiti. I partiti non esistono più, non esistono più i circoli dei partiti, le sedi dove la gente, il popolo, la base, si riuniva per discutere e confrontarsi sui problemi della cittadinanza. Una specie di agorà, un'agorà civile e costruttiva. Tutto questo è scomparso per motivi legati ai tempi, ai tagli delle spese. Gli affitti delle sedi sono esosi. È meglio dibattere fra pochi leader, tanto il risultato non cambia. A quanto pare non è stato proprio così. Ormai c'è un distacco completo fra il leaderismo e la democrazia. I nodi vengono immancabilmente al pettine. I leader non convincono più, non riempiono più le piazze, anzi, al contrario, la gente li contesta, diffidando di loro che non riescono neanche a formulare un nome apprezzabile per il Quirinale. Apprezzabile significa che arbiter di tutto questo che stiamo dicendo deve essere di un equilibrio totale, non importa il colore politico, deve essere erga omnes, persona riconosciuta di specchiato valore etico e morale. Come se in Italia non ci fossero migliaia di donne e uomini di alta cultura, dotati di elevate capacità diplomatiche e di provatissima fede antifascista, perché non dimentichiamolo.
la Repubblica Italiana è nata dalla reazione al fascismo e la continuità va mantenuta. Questo è un principio ineludibile.